questo pezzo. Ah, ma non è Ryan Adams, sì, lo sei tu. Sentiti. I am Ryan Adams. A me piace più questo di quello che ho ascoltato prima. I don't have to be like Ryan Adams. I am Ryan Adams and I am very happy because the people make the misunderstanding about my name. I am Ryan Adams, but instead I am Ryan Adams. Sai che lo prende sempre, tra l'altro, Ryan Adams? Basta, non ve la dico neanche. Ma ho perso l'incipit. Quindi sai che tipo, che compagnia aerea prende sempre Ryan Adams? Sì, Urca. La Ryan Adams. I am Ryan Adams. C'è un messaggio molto nostalgico. Che meraviglia in macchina ad aspettare gli amici, intanto mi sento cardialmente. Un tuffo indietro di anni, visto che a quest'ora di solito metto a letto i mostri. Quasi quasi ascolto voi e vi dono la festa. Che tra l'altro, questa è che bisogno c'ha di andare alla festa se abitualmente già i mostri a casa tutte le sere. Non sai che sai quanto mi nervosisco io continuamente a sentire parlare di sto Halloween, io non ne posso più. Giovedì, vedendo le audizioni di X Factor 5 in quel di Forlì, mi sono accorto che Elio ha apostrofato Morgan dicendogli gigione. Elio, vero, sei troppo avanti coi tempi. Vero, l'avevo perché detto stava gigioneggiando. Stava facendo il gigione. Brutto vizio. Posso dire invece che io solidarizzo con il membro dei The Risk di X Factor inglese. Guarda che è pericoloso solidarizzare con un membro. Poi chiamano dal Penguin e ti chiamano subito indietro. Non mi interessa, mi faccio carico delle mie responsabilità, che ha abbandonato i The Risk, il celebrato quartetto vocale di X Factor inglese, perché non era d'accordo che il tema della puntata fosse Halloween, perché questo collideva con il suo credo cristiano che non vuole celebrare Halloween. Aspetta, vedi, c'è ancora gente di saldi principi. Se n'è andato quello dei The Risk. Bravo. Il Duomo c'è anche a Pistoia ed è bellissimo, scrive Riccardo. Nella piazza del Duomo gli Eli ci hanno anche suonato. È vero. Ma il problema, Riccardo. Ma credevo che fosse una chiesa. Il problema, Riccardo, è che gli Eli, essendo un gruppo molto importante, vivono un po' come il presidente degli Stati Uniti, cioè come se fossero dentro un gigantesco tubo che li fa spostare in giro per il globo, capito? Loro non vedono niente. Non sappiamo, prima e dopo. Solo il palcoscenico. Anzi, rilancio: Piazza del Duomo a Milano, voglio vedere se esistono altre piazze in Italia. Aspettiamo i vostri messaggi e i vostri fax. Comunque ha sollevato molto scalpore questa cosa del fatto che voi non sappiate che il Duomo non c'è soltanto a Milano. Pare che ci sia una notizia che la riguarda anche dentro il TG5. Maxi blitz contro gli estremisti e perquisizioni in tutta Italia. I 12 fermati dopo gli scontri rischiano fino a 15 anni di castagne. Maroni, nuove norme contro Marroni e Caldarroste. Concorde di Pietro, freddezza e dubbi dai castagneti. Torna a casa in Israele dopo la messa un parassita cinese da 5 anni prigioniero di Hamas. In cambio verranno liberate oltre 1000 caldarroste. Subito, tiene a precisare Berlusconi, un primo gruppo di 477. Michele Misseri in un memoriale scrive: introvabili le castagne, colpa di un furgone che devasta i castagneti di Avetrane. È un vigliacco sto furgone. Berlusconi bacia un'infermiera di Todi, la foto simbolo della fine del governo, un'icona che ora diventa scultura sul lungomare di Civitavecchia. L'infermiera di Todi, ricoverata in clinica a Parigi, imminente il parto, la speranza di una femmina, ma Calderoli non ci sta, ci inventeremo qualcosa. I tre maschi dei precedenti matrimoni resteranno operativi. Non vorrei star qui a rivangare ancora sull'infermiera di Todi e sulla relazione con Berlusconi. Scusa, l'infermiera di Todi, non l'infermiera di Todi. Però mi piace questo approfondimento sul mondo delle castagne. Sì, che sono un po'... No, beh, io sono un po' sotto shock dopo aver appreso che questi rischiano fino a 15 anni di castagne. Se ti tirano una castagna in testa per 15 anni fa male. Ma non so se gliele tirano. Non so se gliele tirano. La dieta. Sì, no, ma credo dieta. Proprio. Però è vero il fatto, è risaputo, l'abbiamo verificato con mano tutti quanti, che quest'anno le castagne sono poche, sono molto piccole. Però io avevo saputo che era un parassita che li distruggeva, non un furgone come dice Michele Misseri. Ma perché è un parassita così organizzato che va in giro in furgone? È grosso, e Michele Misseri lo ha visto. Ma il parassita testimone. Poi è quello cinese che hanno liberato gli israeliani? Eh sì, è venuto qua e ha preso il furgone. Ma e si è messo a fare. Pensate come sono fuori, cioè io pensavo che la castagna fosse un parassita. Ma veramente? Pazzesco. Un parassita delle piante che poi è buono però. Cioè è un parassita che forma sulle piante. Esatto. Che però è buono. Ragazzi, avete le idee un po' confuse. Facciamo una cosa? Sì. Andiamo a bere qualcosa, dai. No. Dai. No. In nome dai, di Rubino. È sempre la stessa bevanda. Non insistiamo. Prime uve.
Non insistiamo! Come la vuoi, invecchiato? No, voglio quella giovane, sai come il Beaujolais in un volo? Allora c'è anche. Passa la voce nei corridoi che forse Mangoni non potrà essere con noi questa sera e subito David Gilmour si è messo a cantare Quanto vorrei che tu fossi qui. Ma fai bene anche a sfumare, perché non è molto bello sto violino, dai. È una versione alternativa di una canzone che conoscete bene, più che altro è questa parte che vi convince poco. Me era una pista chiusa. Questa sì. Il violino ha fatto bene, questa parte qua invece credo che abbiamo fatto male. No, comunque questo brano, Pacchi, hai detto bene, era dedicatissimo all'architetto. Come vorrei che fosse qui. Era bello il finale, ti ricordi com'era? E com'era? And I wish we should do it here. We should do it here, the Pink Floyd. Io me la ricordavo diversa, però forse il tempo era un po' cancellata. Friggete per sapere le sette cose peggiori da fare ai bimbi che ti suonano alla porta. Sì, sai che sono combattuto perché avrei qui davanti l'invito ad ascoltare il remix. Siamo in un paese libero, siete liberi di non facciamo essere, così, di mettiamo il remix che Alex l'ha già preparato. D'accordo. Dopodiché ripeti il titolo. Classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che suonano alla porta e ti dicono dolcetto o scherzetto. Tra poco, mentre prima il grande ritorno di Per favore ci remixate quella bella dei Police che Puff Daddy aveva fatto la cover, ma l'originale era molto meglio. Ah, bella sta rubrica, me la ricordo. La canzone era Every Breath You Take, appunto cantata da Sting e compagni molti e molti anni fa, l'ha realizzata questa simpatica cover il dottor Sauro Gualtieri del reparto Borocillina della ditta che fa la Borocillina insieme al Borocillina Swing Ensemble. Every breath you take. E che bella. Every move you make. Mette subito il buon umore. Every bond you break, every step you take, I'll be watching. Per me Sting la fa così adesso. Every single day. Senti Stuart Copeland come va. Every word you say. Va di spazzola qua. Every game you. Forza ragazzi, spazzola! Qui invece va di pettine. C'è anche Lucio Dalla al clarino. A te salutare. È più arbore, eh. Un po' arbore, vero? La grande orchestra italiana di Sauro Gualtieri. Tu pensa lì dove fanno la Borocillina che lo dice una cosa un po' grigia, un po' senza cuore, invece no, loro fanno cuore. Però mi colpisce questa cosa che dove fanno la Borocillina sì. C'è un reparto che si chiama Borocillina. Beh perché non è che fa solo quello. Dove fanno l'aspirina c'è un reparto aspirina. Ma in tutto questo come si pone la Neo Borocillina? È perché c'è un altro reparto che fa la Neo. E c'è questa guerra sottinteso sotterranea tra i due reparti, perché quelli della vecchia guardia fanno la Borocillina ancora. Quella con i primi ingredienti. Comunque, Pacchi, quello lì è quello sempre quando hai un dubbio, perché io so quasi tutto. No, secondo me quello lì è il reparto più moderno, che però aveva un unico Neo. E a quel punto l'hanno chiamato Neo Borocillina. Guarda, anche questo forse mi va bene. Sì, forse è la teoria giusta. E mi viene in mente anche una riflessione che abbiamo fatto ieri a pranzo. Testa ieri, perché ieri mi sono trovato in una osteria trattoria delle campagne a sud di Milano e chi ti trovo? Entrando Pacchi. Ma veramente? Uno mi va nelle osterie di campagna per sfuggire al logorio della vita moderna e chi ti trova? Il tastierista Rocco Tanica. L'osteria
del gallo di al Puletto di Gaggiano. Gaggiano, fuori Milano. Lo facciamo quell'appello lì. No, prima diciamo una cosa che abbiamo detto a tavola, e cioè che pensa che bello che nella fabbrica dove fanno il Lexotan, cioè la Roche, non so se conoscete l'Exotan, a me intanto piace un po', lì ci deve essere un silos di Lexotan. Vabbè, certo. Che siccome si può andare dentro col mestolo a prendere l'Exotan. In realtà siamo arrivati a questa considerazione perché a pochi metri da questo ristorante, su una statale, c'è la fabbrica di una nota azienda che produce alimenti pronti da consumare. Vi diamo un'idea, Giovanni Rana. Stavo per dire Giuseppe Rospo. Giuseppe Rospo. No, ma tu l'esempio per un'idea. E sicuramente il prodotto è fantastico, tant'è che siamo dei grandi consumatori, però il nostro consiglio è: forse sarebbe meglio mettere una scritta più piccola, perché questi silos giganteschi tutto mi fanno pensare tranne che alla massaia che fa i tortellini e che dentro ci siano i tortellini già pronti proprio. No, poi in realtà sicuramente è tutto super controllato, però l'impressione dal di fuori che tu hai è molto più industriale di come te la immagini. A meno che c'hanno un uomo molto grosso, che fa le cose da lì, da questi silos è arrivata la riflessione di Sergio dell'Exotan, che sarebbe bello poter fare l'assaggiatore di l'Exotan alla Roche, dove tu con il, come si chiama, la coppetta quella del sommelier assaggi l'annata. Il cucchiaio. Il cucchiaio. Allora, alla fine di questa canzone, le sette punizioni? No, Linus! La classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che suonano alla porta. Aggiornata a oggi, perché c'è tutto l'anno. Quella roba lì. Vai, Puffy.